Che vittoria, Genova! Finalmente 3 punti! Testa alta a giocare a calcio! E ora ci punta dritti al 10° posto! Maestro, ottima vittoria a Genova, però a causa di decisioni societarie interne devo comunicarle una cosa importante. Non so da dove iniziare. Lascia stare, Paolo, ci penso io! Devi andare fuori dai coglioni, caro maestro! Il preside che sono io si è incazzato! Vai a fare maestro di asilo! Anzi, bidet lo devi fare! Lo sapevo che dovevo perdere pure questa. Le vittorie non fanno per me. E pensare che eravamo così vicini al 10° posto. Testa bassa e si torna a casa. Aspetta, maestro! Ci avete ripensato? No, hai dimenticato Gessetto, quello con cui scrivevi tutte le tue cazzate a lavagna. Oh! Pronto, ufficio allenatori Usetti, sono Massimo, come posso esserle utile? Buongiorno, dottor Moratti, siamo i suoi cugini, viviamo giorni delicati qui al Milan, quindi avevamo pensato di... Paolo, fai fare a me, siamo nella merda fino al collo, siamo senza allenatore. Voi che ne avete avuti tanti, avete qualcuno da mandarci? Aspetta un attimo che guardo, Allora, ce n'è uno fresco fresco, lo Spalletti. Costa un po', però è come nuovo. Un po' una rottura di pelle quando inizia a parlare, però è valido, Poi se andiamo indietro prima di lui, ecco c'era il Pioli, una mezza sciagura, insomma. Però solo per come siete messi ci può anche stare. Ci sta pigliando per il culo questo. Calma, Zvone, è la nostra unica speranza. Poi andando indietro, vabbè, c'è il De Boer, quello lì ve lo regaliamo, anche perché non spiccica una parola di italiano. Aspettate un attimo, Recupera lo stramaccioni, sono ancora disponibili? Senti, io voglio uno forte, Conte non ce lo puoi dare? Col cazzo che vengo! Guarda, chiedono mi sembra un po' difficile, anche perché si è costato un gatto, un occhio della testa. Vabbè, sentite, ve ne mando lì un po', ma poi scegliete voi, insomma. Milan, grande squadra, onorato di S. Milan. Avanti, prossimo! Eccomi, mettiamo in chiaro le cose. Chi è il capitano della squadra? Lo sapete, no? Io ho questa regola. Il capitano va mandato via in malo modo. Totti, Cardi insegnano. Allora, chi è il capitano? Bilia. Zvone, in realtà il capitano è... Anzi, qui abbiamo tanti capitani. Bilia, Çalhanoğlu, Musacchio, Rodriguez, Borini. 5 capitani. Allora si fa una strage. Mi piace. Bene, piace anche a me. Allora sei preso. Beh, preso. Prima bisogna parlare di soldi, di un compenso che poi sia all'altezza di quello che è la mia persona, di quello che è il mio... Senti, non cominciare con tue papine. Paolo, quanto possiamo dare a Spalletti? Dunque, analizzando la disponibilità economica del fondo Elliott, anche a causa della crisi economica mondiale, in un regime di austerità dato dal fair play finanziario... Sì, in poche parole abbiamo pezzi al culo. Possiamo darti solo 100 euro al mese. 100 euro al mese? E che ci faccio? All'Inter mi danno 5 milioni per non fare nulla. Vabbè che ci avete 5 capitani da mandar via che mi fanno gola, però così è troppo. Milan, pezzi e culo, niente soldi, vado via anche io, Cazzo, è rimasto solo Padre Pioli. Avanti Padre Pioli! Veramente io mi chiamo Pioli. Tu ti chiami come dico io, d'ora in poi tu sei Padre Pioli. Devi fare il miracolo di far giocare bene Çalhanoğlu, Musacchio e altri scarponi. Stipendio 10 euro al mese. Ma come faccio a vivere con 10 euro al mese? Te lo dico io come fai, dormi in spogliatoio e mangi nella mensa di Milanello gli scarti di mensa di Antonio Donnarumma, terzo portiere che prende 1 milione di euro. Buon lavoro mister, posso chiamarla anche lei... Maestro? Paolo, per carità, Padre Pioli va bene. Vai a fare miracoli, va, padre. Secondo voi abbiamo fatto bene a prendere Padre Pioli? O dovevamo prendere qualcun altro? Scrivete qua sotto nei commenti. Mettete like al video, a 100.000 like, nuovo episodio. E iscrivetevi subito al canale. Vai, vai, Padre Pioli, vai a fare miracoli, dai.